Andiamo, vai. Allora, buonasera a tutti. Riprendiamo il discorso di ieri. Oggi è il 17 marzo e continuiamo a confrontarci con Hegel e con il giovane Hegel e vediamo anche, diciamo, di leggere magari qualcosa da questi testi. Asomari, mi mache noi te weiter, was wir gestern, wo wir gestern geblieben war. Allora, vediamo così. In effetti, questi testi perché sono importanti, come abbiamo visto ieri, no? Perché Hegel compie questo passaggio nel proprio sviluppo, applica la categoria della naturalità all'arte, alla scienza in particolare, e dice quindi, fa un confronto tra la poesia degli antichi e dei moderni e dice perché la loro poesia è superiore. All'epoca c'era questa querela dei anziani e dei moderni, diciamo questa disputa, no? Sulla poesia degli antichi, c'era, diciamo, e chiaramente qua il pensatore più importante di tutti è Rousseau. Rousseau, e lì segnatelo Rousseau. Dopo guarda un po', Rousseau si scrive, ve lo scriviamo nell'accetto. Lo so, lo so, lo Lo so. sai, è importante Rousseau. Allora, Rousseau, perché lui, come diciamo ieri, ma questo è un concetto che va ripetuto, l'illuminismo ha due anime, un'anima intellettuale in cui la ragione sovrasta tutto e la ragione, ed è diciamo il massimo esponente Kant di questo pensiero, la ragione pura, è un'anima sensibile, un'anima del cuore sentimentale, no? Per cui dice, l'uomo non è solo intelletto. Non è solo, è chiaro che l'uomo è forza dell'intelletto, insomma, l'abbiamo visto poi nei 200 anni, 250 anni che ci separano, cosa sia venuto fuori, no? Da questa fiducia enorme dell'uomo nella potenza del pensiero, voglio dire. Però l'altra anima dell'illuminismo è quella di Rousseau. Quindi da una parte Kant, diciamo, e l'illuminismo, se vogliamo, quello tradizionale, Voltaire, Diderot, eccetera, quello francese. Dall'altra però c'è Rousseau. Ginevrino, di svizzero, naturalizzato francese, ma un'anima un po' diversa, perché Rousseau dice, guardate che il soggetto non è tutto l'uomo, cioè c'è la natura, che la natura è proprio la natura il modello di tutto, non l'uomo. E l'abbiamo ritrovato in quei scritti di Nicolai, dove dice, allora vedete che qua, nel momento in cui noi ci immergiamo proprio in profondità nel pensiero di questo giovane, che poi sarebbe diventato Hegel, no? Di questo ragazzo, veniamo a contatto proprio con. È come se Ma noi. tu Come se ci noi. puoi fare un Alle seconde mani. È come se noi rivivessimo la cultura dell'epoca. Cioè, ciò ci consente di entrare nell'epoca e capire che l'illuminismo non era tutto solo ragione, era anche. Questo è il cuore, la naturalità, la spontaneità. E lui, che ovviamente era un ragazzo super dotato, nel senso che aveva proprio diciamo, delle capacità intellettuali al di là diciamo, di quelle che erano, che possono essere, perché, non perché fosse particolarmente bravo a scuola o altro, perché anzi si era un po' lento, però perché proprio in questa sua lentezza, l'ha detto, detto anche dopo, ha detto, il mio vantaggio è stato quello di far sviluppare prima gli altri, cioè gli altri sono emersi prima di me. Ma io ho imparato da loro che emergevano e alla fine poi io ho tratto la sintesi di tutto. Guardate che cioè l'intelligenza non è sempre quella che di chi subito fa qualcosa, ma è di chi in silenzio riflette, pensa, è matura. Questo era Hegel. E lui quindi praticamente già rifletteva, assimilava, diciamo così, e quindi noi entrando nel suo pensiero, entriamo nella sua epoca, cioè entriamo in quell'epoca. E entrando in quell'epoca, che è stata fondamentale per la nostra epoca, capiamo meglio la nostra epoca, perché i nostri problemi dove sono? Nel fatto che è stata privilegiata l'anima intellettuale dell'illuminismo rispetto all'anima sensibile, sentimentale. Questi sono tutti i problemi che noi abbiamo dell'ambiente, sono tutti quei problemi perché l'anima intellettuale ha prevalso rispetto a quell'altra anima. Oggi, che vediamo che ciò non va bene, dobbiamo correre ai ripari e sicuramente viviamo, diciamo, viviamo e secondo me vivremo ancora di più una ripresa di questa anima sentimentale, diciamo, di questa anima dell'illuminismo, diciamo, di quest'anima rousseauiana dell'illuminismo. Mi spiace, Mani voleva dire qualcosa, ma io ho dovuto continuare perché non posso interrompermi nel pensiero. Rosanna, fammi il piacere di contatto un'altra volta, Mani. Sei dispiaciuta forse?
penso. Allora, no, perché quando sto diciamo un pensiero, se mi blocco, poi. Allora, quindi è chiara la problematica filosofica, storica, cioè che è storica dell'epoca, ma è nostra filosofica oggi. Perché quando Fridays for Future scende in mezzo alla strada e sono milioni di ragazzi, che cosa vogliono dire quei ragazzi? Vogliono dire basta con l'anima intellettuale dell'illuminismo, passiamo ora anche all'anima sentimentale che rispetta la natura, anche se loro non lo sanno che vogliono dire questo, ma siamo noi che dobbiamo, come avanguardia intellettuale, insegnarglielo diciamo così. Quindi questo ragionamento, ciao Domenico, questo ragionamento su Hegel, per questo dico che è importante, perché avendo vissuto lui a fondo la sua epoca, quella epoca, essendo quell'epoca fondamentale per la nostra epoca, perché da lì è nato tutto quello che abbiamo oggi, diciamo almeno in Occidente, ma poi l'Occidente lo sappiamo, ha praticamente determinato lo sviluppo di tutto il mondo, allora praticamente è fondamentale capire bene questo. Ora, questo per un'introduzione storica e filosofica. Prima di passare al testo, sentiamo cosa dice Mali. Mali, insultikum, wollte du mir was sagen? Ja, ich habe die Texte gefunden. Ich habe tatsächlich noch eine Sammlung an PDFs mit gescannten Seiten. Ja, Hast du ich glaube, ich habe. Ich diesen muss Text kurz wissen, über welche einige, Seiten das. ja, hast du diesen Text über einige Unterschiede? Ich muss Text nur 5, wissen, welcher Text Text das 5, ist. Text Kannst 5. du Sharing machen? Shared Text Screen. 5 von GW1. Text 5 Okay, von GW1, GW1. Text 5. Okay, Sekunde. Weißt du. Über einige Ja. Unterschiede. Wie der Text heißt? Über einige Unterschiede. Okay. Der alten Dichter. Allora, sembra che Mani l'abbia Okay, trovato il testo. secondo. Vabbè, controllo. Allora, io traduco velocemente per Mani. Mani, nicht übersetze für dich auf Deutsch, was ich jetzt gerade gesagt habe auf Italienisch, ok? Bist du konzentriert? Mali? Ja, ich bin da. Okay, also, Ich suche gerade den Text nebenbei raus, den ich deutschen. habe von sei Seele, von sei Seele, das ist ganz wichtig, von sei Seele der Aufklärung gesprochen. Einmal eine intellektuelle Seele, wo der Verstand das Wichtigste ist, das kann man sagen, Kant ist der größte Vertreter. Also, das praktisch die Vernunft, der Mensch ist Vernunft. Alles. Und die andere Seele, und natürlich auch Voltaire, Diderot, die französische Aufklärung, und die andere Seele der Aufklärung ist Rousseau, dass der Mensch nicht nur Vernunft ist, sondern auch Herz ist, Gefühle und so weiter. Und das ist ganz wichtig, weil eben Hegel, der junge Hegel, beschäftigt sich mit dieser Problematik der Aufklärung und er zeigt Sympathie für diese zweite Seele, für diese gefühlsmäßige Seele. Und wenn wir heute unsere Gesellschaft als natürlich von diesen zwei Seelen, welche Seele vorgezogen hat, die Seele des Verstandes und der Mensch als Subjekt, als Herrscher der Welt, wenn heute die jungen Leute protestieren, Fridays for Future, protestieren wegen Umwelt und so weiter, wollen sie zeigen, wir brauchen auch die zweite Seele der Aufklärung. Wir brauchen zum Beispiel Gefühl für Tiere, Gefühl für Umwelt, für die Natur. Okay, Mali? Deswegen ist es so wichtig. Ich denke, oh, die Verbindung bei dir gut, Mali. Hast du mich gut gehört? Ja, perfetto, alles klar. Bene, allora abbiamo comunque ora impostato il discorso. C'è qualcosa da dire perché questo è importante, eh? Cioè qua voglio dire già solo questo, già se oggi avessimo fatto già solo questo, già avremmo messo qualcosa molto importante, diciamo, nel nostro carniere, diciamo, che avremmo questi due concetti dell'Aufklärung. C'è qualcosa dell'illuminismo. Benissimo, allora, se non c'è niente da dire. Allora, quando prendiamo ora questi testi di Hegel, soprattutto il primo, ci troviamo proprio questa sua critica all'illuminismo intellettuale, diciamo. Noi sappiamo che Hegel era illuminista, vi ricordate nel diario, no? Lui è partito dall'illuminismo, quindi non è che stiamo parlando con un anti-illuminista, stiamo parlando con un illuminista, di un illuminista. Però lui, essendo appunto questa particolare sensibilità per i problemi filosofici, lui andava avanti rispetto al proprio tempo. Diceva sì, ma non solo la superstizione va superata, no? Perché l'abbiamo visto, ma va superato anche l'illuminismo intellettuale. E dice, perché il vero illuminismo, quello che noi dobbiamo soprattutto, è l'illuminismo sentimentale, quello della natura. E ora, quindi perviene alla categoria della naturalità. Rosanna, oggi ora è chiaro.
Benissimo, l'abbiamo spiegato ieri, Sì. e applica tale categoria alla poesia, al mondo delle scienze, delle arti, così, prima di applicarla all'uomo. Allora, ora vediamo questo testo. Marinas, tu, il testo che funde. Ich habe sehr, sehr viele Texte gefunden, aber heißt er irgendwie anders auf Deutsch? Über einige Charakteristik unterschieden der alten Dichter. Ja. So heißt das. Über einige charakteristische Unterschiede. Vabbè, vielleicht hast du die zweite, vielleicht fehlt die erste Seite, aber hast du die zweite, was wir geschickt haben. Jetzt lesen wir Italienisch, sonst kommen wir nicht weiter. Allora, vediamo il libro, quindi. Allora, ora, la prima pagina del libro. Eccolo qua. Allora. Partiamo dall'italiano, mi spiace per Malin, purtroppo è andata così, e in qualche modo recupereremo. Malin, wir lesen italienisch und dann irgendwie werden wir das nachholen auf Deutsch. Allora, com'è? È abbastanza grande là? O devo ingrandire un po'? Si ingrandisce meglio. Va bene così? Ancora un po', ancora un pochetto, ancora un po'. Allora, aspetta che vado su. Allora. Non so, sono l'unica talpa qui. No, pure io, stessa cosa, quindi... Allora, vabbè, ora va bene. Lo Sì, vedo io che... va benissimo, Marco, va benissimo. Andiamo. Va bene. Altrimenti qua poi avrei un dico per volta. Io poi devo scendere, mentre tu leggi Rosanna o Domenico, leggendo io scendo Elia, no? Allora, vai, testo numero 5. Beh, Allora, ecco. questo è chiaro. Ieri abbiamo letto il mio capitolo su questo. Ora leggiamo proprio il testo. Perché mi sta facendo questo? Che è un problema, Alin, che è un problema. Perché se n'è saltato lì? Vabbè, io non avevo fatto niente. Un attimo solo, non ho capito perché il testo. Ah, ho capito. Infatti non è. Scusate, un attimo, se n'è saltato il programma. Apro un'altra volta. Vabbè, in un modo o nell'altro oggi ce la faremo. Ce l'abbiamo di nuovo, lo dobbiamo ingrandire. Penso non posso ingrandirlo più di tanto perché prima. Allora, ripartiamo. Schifrageben. Ecco qui. Vai. Allora, si può vedere ora abbastanza? Sì. Vai. Leggo io. Sì, inizia tu, poi continuano gli altri. Vai. Di alcune differenze caratteristiche dei poeti antichi, agosto 1788. Nei nostri tempi il poeta, ecco, nei nostri tempi il poeta non ha più un ambito di influenza tanto esteso. Le gesta famose degli antichi e dei moderni tedeschi non sono più intrecciate con la nostra Costituzione, né il loro ricordo viene conservato dalla tradizione orale. Noi impariamo a conoscere soltanto dai libri di storia, in parte stranieri, ed anche questa conoscenza è limitata alle classi più colte. Le favole che divertono il popolo comune sono invece tradizioni bizzarre che non ineriscono né al nostro sistema religioso né alla storia vera. Perciò la mentalità... Rosanna, forse per Elia è meglio più adagio come lettura. Un po' più Sì, piano. scusa. Beh. No, 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 per scusa, prima non scusatemi. Riesco a leggere, non ci riuscirei mai a leggere così velocemente. No, ma no, infatti è quello che forse leggo troppo veloce, non mi segui bene. Beh. Questa era l'osservazione di... Questo io intendevo. Allora, dove sono? Perciò Perciò, sì. la mentalità e la cultura delle classi, io non riesco a leggere troppo lentamente, sono troppo diverse perché un poeta del nostro tempo possa ripromettersi di essere letto e inteso da tutti. Quindi vediamo qua un primo concetto, no? Cioè lui dice la difficoltà del poeta di parlare al popolo, a tutti il popolo, diciamo, la difficoltà di parlare. Vai, continui. La saggia scelta dell'oggetto non ha perciò portato il nostro grande poeta epico tedesco in tante mani come sarebbe potuto accadere se i nostri rapporti pubblici fossero stati simili a quelli dei greci. Alcuni si sono già allontanati dal sistema di cui si costituiscono sia l'intera poesia sia le sue singole parti. Altri sono fin troppo presi dalle preoccupazioni per i molteplici bisogni e comodità del vivere per aver tempo e piacere di elevarsi e di avventurarsi ai concetti delle classi più elevate. A noi interessa l'arte del poeta, non più ciò di cui egli tratta, che spesso anzi ci fa l'impressione opposta. Quindi questo è, cioè a noi spesso, noi critici, cioè vediamo l'arte del poeta, consideriamo se ha scritto bene, se ha scritto male, se ci sono le rime, se non ci sono gli aspetti formali,
e non invece, diciamo, ciò di cui egli parla. Cioè, lui nota questo fatto che praticamente rispetto agli antichi, gli antichi avevano più questo modo di parlare a tutto il popolo, a tutto, e ne erano meno legati alle formalità. Meno elitari, intende dire. Meno elitari, sì, meno formali, eccetera. Vai, continuiamo. Chi vuole leggere un po'? Domenico, un po' tu? Va bene, va bene. Aspetta un attimo che io mi carico già il saggio numero 2, perché qua non è come le altre volte che avevo tutto, mi devo caricare i vari saggi, quindi... Va bene. La seconda pagina. Un attimo solo che... Benissimo, poi la ingrandiremo dopo. Allora, ritorniamo un'altra volta dove eravamo prima. Vediamo se facciamo così, non va bene. Eccola qua, vai. Allora, una caratteristica immediatamente evidente delle opere degli antichi è quella che noi chiamiamo semplicità, che si sente più di quanto non si possa spiegare. Allora, fermiamoci un attimo a questo punto, perché qua ci sono due concetti importanti. Il primo è che le opere degli antichi erano semplici, poi lo spiegherà, quindi la semplicità. Che una cosa dice che si sente più di quanto si possa spiegare. Cioè è importante, vedete? Cioè è qualcosa che si deve sentire, che fa parte appunto di questo sentimento, no? Dell'aspetto del sentimento, e non tanto di una spiegazione intellettuale. Perché se noi facessimo una spiegazione intellettualistica di questo, ricadremmo un'altra volta in quell'aspetto formale, elitario, qua dice, invece è qualcosa che si sente. Andiamo avanti. Essa consiste propriamente nel fatto che gli scrittori ci presentano fedelmente l'immagine delle cose senza cercare di renderle più. Ecco, più, e qua un attimo, ora devo intervenire io sperando di riuscirci. Ecco qua, un attimo che lo ingrandisco, di renderle più interessanti. Un attimo solo, vai. Ora deve interrompere e deve ricondividere. Interessante. Non lo vedete voi? Non lo vedete? Ah, ho capito. Sì. E allora vedi che un attimo solo, stiamo facendo una corsa a ostacoli, ma pian piano li superiamo. Di renderli più... Vuoi leggere? Vai, continua. Vabbè. Beh. Più interessanti confini accortezze o condotte allusioni o di farle più splendenti ed attraenti mediante piccole deviazioni dalla verità, come oggigiorno noi richiediamo. Essi si limitavano ad esprimere semplicemente ogni sensazione, anche la più complessa, senza isolarne quella molteplicità che solo l'intelletto può distinguere senza smembrarne il mistero. Inoltre, poiché l'intero sistema della loro educazione, della loro formazione era fatto così che ognuno ricavava le sue idee dalla sua propria esperienza e non conoscevano la fredda erudizione che con morti segni si imprime nel cervello, bensì di tutto ciò che sapevano potevano dire anche come, dove e perché l'avevano imparato, ognuno doveva avere una sua propria forma spirituale ed un suo proprio sistema di pensiero, doveva cioè essere originale. Ecco, questo è il punto centrale con le frasi che Hegel riprende da Lessing, no? Da questo poema, questo dramma di essi molto importante, Nathan der Weise, il saggio, che ha avuto molta importanza nell'illuminismo, perché soprattutto si è battuto, diciamo, Lessing per la tolleranza religiosa in questo saggio. E allora, qual è il punto fondamentale qua? Che dice Hegel, giovane? Dice, perché perché loro non restavano fermi alla forma, all'aspetto estetico, all'aspetto formale, e nella loro poesia loro si riferivano alla realtà stessa direttamente, quindi non avevano le parole. Per loro non erano dei freddi segni morti, delle cose che loro solo dovevano combinare tra di sé queste parole in modo bello, esteticamente bello, ma di tutto ciò che sapevano. Questa è una frase che ripeterà, per questo, perché la ripeterà dopo anche negli studi, come, dove e perché l'avevano imparato. E così erano originali. Allora, vedete che c'è l'originalità, consiste nel fatto che loro non
non si basavano su dei canoni, diciamo così, esterni, estrinseci, non copiavano ovviamente, non leggevano da altri, non copiavano da altri, ma in quanto si riferivano all'oggetto stesso, alla vita stessa direttamente, non filtrata, potevano essere originali. E questa frase, come, dove e perché l'avevano imparata, è fondamentale. Perché è fondamentale? Ora vi dico la mia opinione, poi qui ne dobbiamo discutere. Perché vuole dire, in sostanza, dato che Hegel sta, come vi ricordate, abbiamo detto, riflettendo sulla sua educazione, cioè lui si sta autoeducando. Cioè Hegel sta dando a se stesso una filosofia o una religione razionale, chiamiamola come volete. Cioè lui sta educando se stesso. Così è iniziato il suo diario, no? Sta cercando per sé una forma di illuminismo. Cioè l'illuminismo gli ha detto tu devi essere razionale. Bene, io sono d'accordo, ma che significa essere razionale? Cioè, che significa? Cioè, la ragione è qualcosa di vuoto, di formale, se non di... Cioè, lui sta cercando di capire, di dare a se stesso un'educazione razionale. Però sta cercando appunto di capire quale sia il senso di questo illuminismo, di questa razionalità. E dice, la prima cosa che è importante è che quando quel che si impara deve nascere l'esigenza di quel che si impara dalla vita stessa. Allora, io vi dico proprio la mia esperienza, tanto, ho riflettuto tanto nella mia vita su questa frase e l'ho fatta sicuramente mia, cioè nel senso che io mi ricordo a scuola, quando venivano a tutti, no? Ci veniva imposto di imparare qualcosa, diciamo che la maggior parte delle volte non capivamo perché, spesso lo facevamo perché era per essere diligenti, per andare bene, però non è che capissimo proprio all'epoca perché studiare la fisica, la matematica, cioè, magari qualcuno avrà avuto un bravo insegnante, però la maggior parte degli insegnanti venivano là, svolgevano il proprio programma come una macchina, un carro armato, ogni si andava avanti, però alla fine forse avrebbero fatto bene a spiegare a noi perché fosse importante imparare la matematica, la fisica, eccetera, eccetera, le varie discipline, il greco, quante discussioni sul latino e sul greco, no? Lingue morte, inutili, eccetera. E allora far vedere perché è importante il greco. Allora, per esempio, il greco perché è importante? Allora, tu fai vedere un testo, leggi un testo, vai a vedere l'origine delle parole, allora dici per Bacco, il greco qua è importante, perché il greco mi fa capire bene così. Cioè, far capire, prima di insegnare qualcosa, far capire al discepolo l'importanza e far venire a lui l'esigenza di, perché se non avrà questa esigenza di impararlo, lo imparerà perché lo deve fare, ma lo dimenticherà dopo. Questo è il punto fondamentale. Cioè lui dice, soltanto ciò che noi impariamo e sappiamo perché lo vogliamo, perché sappiamo per quale motivo lo dobbiamo imparare, quindi ci ricorderemo come, dove e perché l'abbiamo imparato. Solo questo ci forma e rimane. Il resto è erudizione. La fredda erudizione che con morti segni si imprime nel cervello, ma non è vita. Io la ritengo una frase bellissima questa di Lessing, è bellissimo il pensiero che Hegel riprende, perché rispecchia proprio questa duplice anima dell'illuminismo. Da una parte il soggetto freddo, razionale, erudito, che domina il mondo, no? E dall'altra invece il soggetto che ha quest'anima desiderosa di sapere, desiderosa di capire e quindi desiderosa di avere un rapporto col mondo non di dominio, ma è vero di diciamo condivisione col mondo del mistero della vita. E quindi apprende non perché deve farlo, ma apprende perché il sapere per noi è un modo per stare dentro al mondo, per far parte del mondo. Cioè attraverso il sapere, quel sapere di cui abbiamo bisogno di volta in volta, noi viviamo meglio. Quindi il sapere non è qualcosa che tu puoi dare, diciamo, io ti metto nel salvadanaio tanti soldini e poi quando sei grande li userai. Non è così. Perché se tu non hai avuto il bisogno di quelle cose che ti hanno messo nel singolo, lo dimenticherai dopo. Lo dimenticherai, non lo prendi. Quindi questo vuole dire Hegel qua, in sostanza. Questo fatto che l'apprendimento, il sapere deve sorgere spontaneamente e attraverso questa spontaneità, dice, poi c'è l'originalità, cioè si ha quella forma di sapere originale perché
quelle per quei pensi, quei pensatori antichi, quei poeti antichi esprimevano nella loro poesia questo rapporto intimo col mondo, non filtrato da questa fredda erudizione. Allora, questo è un punto fondamentale. Prima di andare avanti, c'è qualcosa che vogliamo dire a questo proposito? Manina su den Text gefunden? Penso di no. Hast du den Text nicht gefunden, Manin? Nein, Marco, das hättest du mir ein bisschen früher sagen müssen, Ja, weil das ist Hegel gesammelte Werke, die gibt es nur in der Bibliothek. Ich fühle mich gerade ein bisschen aufgeschmissen, hast du recht, hast du recht. muss ich zugeben. Ja, ich Ich hoffe, hätte dass es der Zeit. gerne rausgesucht, Ja. bevor Rosanna, non ci du. abbiamo la seconda, il secondo saggio, il secondo saggio. La seconda parte del saggio, la seconda parte, questa qui ci dovrebbe essere in quei file, perché mio figlio Vediamo. me l'ha inviato. La seconda parte del saggio. Come si chiama? Come Anche devo se cercare? sempre Uberaniche Unterschiede, la seconda pagina. Text fünf, la seconda pagina. Ci deve essere tra questi qui. Allora, io alla fine ho 5 fogli. Ogni foglio c'ha 2 pagine. Una di quelle lì sono. Vedi un po' se ti trovi col testo Mo leggendo. ne Ma mandali a Malin, che mentre noi parliamo, Malin lo può cercare. Se tu li mandi a Malin questi qua, manda a Malin questi vari fogli. Ecco Ok. qua, io per esempio il primo l'ho trovato. Il primo l'ho trovato, aspetta. Il primo finisce con 128. 128. Mandalo a Ma io Malin. non c'è. Ce lo mando a mamma, ce lo mando io. Malin, senditi yes, the next text, ya? L'email di Malin non ce l'ho, credo. Faccio io, non ti preoccupare, certo che ce l'hai. Ci sta Ce l'ho tra sempre quelle tutto. che le mie. E certo. Basta che dai Manin. Allora, Manin te la mando io un attimo, eh? Manin, ich sende dir per mail den Text, den wir jetzt gelesen haben, ok? Da kannst du lesen und dann in 10 Minuten können wir auf Deutsch reden. Eine Sekunde. Okay. Entschuldigung, aber. So, allora. Un attimo solo. Oggi è un po' così, ma pazienza. Mi raccomando, cercate di procurare questo libro, almeno l'italiano siamo a posto, io non devo organizzare l'italiano, posso organizzare solo il tedesco, perché due lingue messe ad oggi non ci sono riuscito. Allora. Un attimo solo, che sto inviando a Mari nel testo. Rosanna, tu cerca tra quei testi che hai qual è la pagina 3 e 4, quelle che leggeremo dopo. Per l'italiano tedesco. Tedesco, tedesco, sempre per Malin. La prima è questa qua. Qual è la prima? La prima è quella che termina con 128. Vedi qual è quella di dopo. Allora, un attimo solo, che invio a Malin. La 128. Allora, eccolo qua. Ok, Malin, ich habe dir geschickt die Seite jetzt. Okay, super, dann lese ich das jetzt Da, eben. genau, 10 Minuten lesen und dann kommst du zurück und kommen wir wieder dopo. Allora, Okay, Malin super. per ora ha il testo che abbiamo noi, se lo può leggere e quindi noi possiamo. Allora, vediamo, c'è qualcosa da dire? No, sarebbe bene, sarebbe bello se questo testo arrivasse nelle scuole in mano agli insegnanti, Capite? perché è molto cioè dà un senso, dà uno scopo all'insegnamento, cioè è uno stimolo per lo studente al desiderio di imparare, cioè a farsene una ragione, se no veramente la scuola oggi per molti studenti sembra una tortura, un qualcosa di forzato. Un dovere e non un Veramente piacere, molto. un dovere e non un piacere, come invece il sapere è e deve essere un piacere. Un altro concetto che è collegato a questo è quello dell'educazione permanente, perché dato che col crescendo, cioè crescendo diciamo le persone crescendo, no, con la vita,
Viene il desiderio di sapere tante cose, no? E poi non c'è più il tempo. Spesso avviene così. Allora, ci sono molte teorie, ho letto diverse cose, poi si potrebbe approfondire, di questo concetto dell'educazione permanente. Lasciamo perdere noi, ovviamente, nella maggior parte dei casi possiamo, però anche persone, lavoratori, per esempio, che si possono dare alcune ore, diciamo, libere per dal lavoro per accrescere il proprio sapere. Ora, pure in Germania, ci sono, per esempio, le università popolari, che ora ci sono anche in Italia, si stanno, no? Che però non sono università della terza età, una stupidaggine, sono l'università popolare, la Volkshochschule, Elia, che c'è da noi, no? Sono veri e propri centri di cultura, naturalmente a un livello appunto per tutti, non specialistici, cioè non si fa ricerca, però in cui ci sono corsi di, a parte i corsi di lingue. Per questo poi i tedeschi vanno nelle varie nazioni e parlano un po' di italiano, spagnolo, eccetera, ma di varie cose, anche di diritto, di politica, di storia, cioè a un livello. Questo è molto importante perché la persona che, diciamo, o non abbia potuto fare tutte le scuole, o abbia, no, magari non abbia fatto con la sufficiente attenzione, eccetera, poi magari si accorge a 30 anni, a 40 anni, no? Capisce il senso, perché, poi perché magari quello che non apprendi a 15 anni, il senso lo capisci dopo 20 anni dell'importanza di quelle materie. Allora, anche il concetto dell'educazione permanente si fonda proprio su questa idea, cioè che la persona matura, adulta, impara meglio del ragazzo. Perché? Perché se decide di studiare qualcosa, lo fa perché sa perché. Sa come e perché, no? Quindi, Marco, sì. a proposito di quello che hai detto tu e quello che ha detto anche Lucia, bellissimo perché lo vivo in prima persona con i ragazzi miei del doposcuola, e c'è proprio noto una sorta di disequilibrio, si può dire, tra la scuola e la vita degli stessi studenti, degli stessi ragazzi. Perché dico una cosa che può far rabbrividire, il rapporto stesso con la lettura che è mancato. Cioè, leggere un libro, per esempio, oggi, per i ragazzi è come se fosse diventato una sorta di dovere. In realtà i ragazzi devono partire proprio dalla lettura. Cioè leggere per esempio un passo di Nathan il Saggio, per esempio di Lessing, per esempio per me è una goduria cioè, pazzesca, è bellissimo, perché l'avevo letto tanto tempo fa, rivederlo dopo tanto tempo, ho detto oh, che bello. Però oggi, per esempio, i ragazzi devono, soprattutto a scuola, devono imparare non soltanto le nozioni, ma devono imparare a saper leggere, a saper. La lettura è la base, possiamo dire, di tutto. Altrimenti diventa veramente un nozionismo, un accumulo di nozioni senza una logica ben precisa. E questa è una cosa molto interessante. Ecco perché che secondo me sottolinea questo. Certo. Perché c'è questa distinzione tra l'erudizione, quello che. Infatti, mi è parso, diciamo, alla mente una cosa molto bella che diceva anche Seneca nella lettera a Lucilio. In cui diceva non accumulare molti libri, Lucilio, perché una cosa è leggere molti libri, altra cosa è metterli in pratica, quindi in soldoni, ho detto. Quindi no, mi ha fatto venire in mente questa cosa Sì. molto interessante. Quindi vedi com'era È attualissimo. attualissimo, perché lui combatteva perché la società del tempo era invece una Sì. società dove naturalmente il nozionismo trionfava, non è certo. Oggi siamo Attualissimo. meno nozionisti all'epoca. All'epoca era tutto così, tranne ovviamente quei professori, maestri bravi che c'erano, eccetera. E quindi è molto in avanti per proprio. Ah, benissimo, l'hai trovata l'altra. Benissimo. Allora, andiamo. Se non ci sono altre cose da dire, Lia, ti sembra interessante? Sì, quello che stiamo leggendo? Ma sì, ma pure questo della scuola me ne accorgo molto da tutti gli altri amici miei, pure che tanti dicono che non leggono i libri, dicono io non leggo volentieri, leggere quello che faccio a scuola non è una cosa che faccio volentieri, una cosa che faccio io da me. È triste pure un po' perché ci sono tantissimi Certo. libri su tutto, tutti gli interessi e ci sono molte cose belle. Certo, perché vengono subissati, si vede la scuola, leggere come un dovere, e allora viene quasi ingolfato il ragazzo a scuola dalle materie, dalle letture, è troppo. Se ogni ragazzo venisse seguito singolarmente, un ragazzo e ragazza venisse seguito singolarmente, Istitutore, sulla studiatore. base dei suoi interessi, no? Che ti interessi di musica?
e leggiamo un libro sulla musica. Perché devi fare? In questo momento ti interessi di musica e facciamo. Cioè, allora, come diceva Domenico, il ragazzo viene stimolato a leggere, a capire l'importanza dello studio sulla base di quel suo interesse del momento. Invece questo fatto, i programmi ci devono essere, però bisogna trovare una via di mezzo tra dei programmi istituzionalizzati, però anche una via individuale al sapere. Quando noi per esempio facciamo i nostri corsi, no, Rosanna, Lucia e diciamo che abbiamo questo rapporto con gli studenti, e quando diamo le tesine, si dice sempre le tesine falla su un argomento che decidi tu, e allora cambia tutto, perché si sviluppa la creatività, si attiva la creatività. Questo verrà poi il tema della, capite come poi verrà il tema della creatività, perché ci stiamo arrivando al tema della creatività. Cioè non è da sopra gli altri che ti dicono quello che devi fare, ma gli altri, come diceva Socrate, la maieutica, attivano in te quel che tu già hai. Questo è il punto. Non è che io devo riempirti di sapere. Tu hai in te la possibilità di apprendere, di sapere, e anche il desiderio di sapere. Soltanto che questo desiderio magari ora non è per la matematica, non è per la filosofia, ma è per la musica o per l'arte. I ragazzi sono tutti diversi. Quindi ci vorrebbe proprio una parte dell'insegnamento istituzionale dedicata soltanto allo sviluppo dell'individualità. Secondo me, seguendo quello che dice Hegel. Cioè, una parte fa, che ne so, al giorno si fa, faccio un esempio, così per dire, 3 ore insegnamento istituzionale, quelli ci vogliono, perché chiaramente, e 2 ore di insegnamento individuale, dove ognuno fa quello che, seguito da maestri, seguito da alunni più grandi, questo anche è possibile. Cioè, che alunni più grandi, lo abbiamo fatto anche noi con Marin e Patrick, hanno seguito, no? Cioè, questa è anche una bella cosa. Insomma, ci vogliono... Un attimo solo, io sento qualcuno. Quindi diciamo, quindi ci sono queste un modello alternativo, ecco. Marco? E che stava cercando un modello alternativo. A su che lese, Malin? Budelbar, vai. Sorry, nochmal. Jetzt, Rosanna, ti dir noch keine Seite geschickt, glaube ich. Ja. Ich werde jetzt einfach auf Deutsch mitlesen. Ja. Domenico, prego. No, no, sarebbe anche interessante, per esempio, diciamo, un'alternativa, far, diciamo, dare la possibilità agli studenti, ai ragazzi di frequentare le biblioteche al massimo una volta a settimana, una volta al mese, perché le biblioteche sono fondamentali. Certo, certo. Cioè, che per chi ama i libri, per esempio, per chi ama il libro, la biblioteca è come se fosse una cattedrale laica. Prendi certo. Lì e dici... E si è perso un po' la bellezza anche di andare in libreria, per esempio. Questa è una cosa. Siamo troppo. La scuola è diventata, oserei dire, una sorta di azienda in cui tutto è stigmatizzato, tutto ha un suo blocco. Ma ci chiudiamo nel blocco. Ci chiudiamo nel blocco. Certo. Io avrei tante cose da dire, ma è meglio che mi limito. Perché altrimenti è altrimenti sai cosa si potrebbe proporre durante questo lockdown, perché tanto ci siamo rientrati, aprire solo le biblioteche. Ecco. No, sì, vedo Domenico aggressivo in modalità denuncia pubblica. Quando tocchi i libri e le biblioteche, Domenico diventa. No, ora stiamo censurando, Domenico. Dici no. Di più. Contingentati, quindi ne entrano secondo la capienza, perché tanto poi quando arrivano scelgono, no, vanno negli scaffali e poi scelgono il testo, lo portano al loro banco di lettura o vicino a una finestra. E quello potrebbe essere, pur di uscire, potrebbero. Sì, ma... C'è il lockdown, tranne che nelle biblioteche. Comunque ho letto da qualche parte che uno degli stimoli principali, uno stimolo significativo proviene soprattutto dal contesto familiare, ovvero se le madri leggono ai bambini, i bambini tendono ad avere un'associazione affettiva con la lettura e quindi tenderanno ad avere, diciamo così... istinto naturale verso il rivolto alla lettura. E la situazione però sta degenerando perché le nuove generazioni sono sempre più lontane dal leggere ai loro figli
mettono direttamente l'iPad in mano, il cellulare in mano, no? È questo che volevo dire. Qua, noi dovremmo elaborare, Domenico, mettiti al lavoro, bisogna elaborare una teoria. Qualcosa, bisognerebbe smetterla di dare questi iPad in mano e di responsabilizzarsi e rendere tutto più semplice, no? Per poi per semplificare, allora diamo l'iPad che il bambino tace. Bisognerebbe leggere ai bambini. Educarli veramente, non lasciare che l'ambiente li educhi, perché poi l'ambiente non è educativo. No, infatti. Per questo, insomma, vedete come da queste poche riflessioni di un ragazzo di 18 anni, quante riflessioni derivano per noi oggi. Malin, möchtest du was dazu sagen? Du hast jetzt den Text gelesen. Ja, wir haben ihn etwa der Hälfte gelesen. Die Sätze von Lessing, wie, wo und warum ich Sieges gelernt habe, da diesen Satz. Bis zu diesem Satz von Lessing haben wir gelesen. Ich habe jetzt beide Seiten gelesen. Ja. Mir ist halt aufgefallen, es geht ja irgendwie auch um die Veränderung der Sprache, worüber wir auch letztes Mal schon ein bisschen gesprochen haben. Eben, dass es heutzutage auch immer irgendwie immer faktischer wird. Wissen und damals eben diese Kunst der Dichtung war halt eben noch mit den Worten halt eben auch dieses rüberzubringen. Ja, das eben, diese Buchgelehrsamkeit. Das Charakteristische war eben auch dieser Spiel mit der Sprache, dass die Dichter auch damals noch mit der Sprache gespielt haben, auch die Philosophen viel, viel mehr. Ja. Und das eben finde ich sehr, sehr spannend. Und da habe ich irgendwie auch einfach diese Poetry Slam Geschichte wieder drin gesehen. Ja. Auch ich wie das halt eben noch genutzt wird, um sich halt eben aus dieser Ebene auszudrücken. Mir ist aber aufgefallen, dass im Vergleich zu heute, auch wenn wir in Philosophie uns ausdrücken, die Sprache halt eben auch abgenommen hat mit diesem Dichterischen. Ja. Dieses Spiel der Kräfte, auch was da halt uns sagen, was unterrichtet wird, haben wir so gar nicht mehr. Wir sind halt viel, viel faktischer geworden, eben mit diesem historischen A priori, wo wir uns drauf beziehen. Eben dieses Fakt, aber auch nicht negativ ungefähr. Unbedingt ist, dass wir halt einfach nicht mehr diese Mannigfaltigkeit dieser Sprache haben, sondern auch irgendwie positiv, weil wir ziehen halt eben aus der Erfahrung halt etwas Neues. Und da habe ich für mich selber einfach wieder auch diesen Punkt der immanenten Kritik gesehen. Auch, dass wir halt eben das, was wir wissen, unser Wissen haben, halt nutzen, um daraus wieder Neues auszubauen. Also es waren jetzt so meine Gedankengänge, während ich den Text gelesen habe. Ja, ich möchte gucken, ob es mir gelingt. Ich möchte mal noch suchen und sehen, ob es mir etwas gelingt. Eine Sekunde, ja, bis mir posso fare una domanda off topic a Salvatore? Puoi fare la domanda tu, cioè, mentre io cerco questo testo. Vai, Salvatore, allora il 24 ci sei tu a fare una relazione? O come... Lui, il professore Marco, mi ha detto ci dobbiamo sentire domani. Comunque io sarei orientato a parlare dell'ambiente in rapporto a quell'articolo. Benissimo, allora sei pronto tu? Sei pronto? Questa sì, era... sì, ma quel testo che ti ho mandato è sufficiente oppure lo devo integrare? Che io ti avevo mandato su Facebook un testo. E poi lo vediamo, ma sono 4 pagine, sì, circa. Sono 3 pagine, vanno sono benissimo. Magari devo. Va bene. Vanno benissimo. Allora, sì, allora, perché la questione ce l'ho presente, quindi posso. Benissimo. Allora fai un attimo solo che ho qua. Magari poi viene tradotto in tedesco, poi quel testo, sì. Un attimo, qua devo chiudere alcune pagine, altrimenti non riesco a... Allora, vediamo un attimo. Volevo leggere una cosa con... Volevo fare un attimo... Esatto, un attimo solo. Volevo leggere... Malin! Lesen wir zu... Möchtest du kurz lesen auf Deutsch diese Seite nur? Eh? Malin? Ja. Kannst du sehen oder ist zu klein? Ja. Aber du hast auch den. Okay, dann liest du auf Deutsch, bitte. Lesen wir auf Deutsch, nur das, wiederholen wir auf Deutsch. Nur ripetiamo in tedesco, così Marin legge un po' questa parte in tedesco. Vai, leggiamo in tedesco questo qua, vai. Ripetiamo. Ferner, da das Ganze. Ferner, da das Ganze System. Ihre Erziehung und Bildung so beschaffen war, dass jeder seine Ideen aus der Erfahrung selbst erworben hatte und die kalte Buchlehrsamkeit, die sich mit toten Zeichen ins Gehirn nun drückt, nicht kannten, sondern bei allem, was sie wussten, noch sagen konnten, wie, wo, warum sie es gelernt. Ja, genau.
So muss jeder eine eigene Form seines Geistes und ein eigenes Gedankensystem haben. So mussten sie original sein. Ok, stop, vediamo un bisschen. Allora, questo qua è il testo che Hegel prende da Lessing, no? La kalte Buch, la fredda erudizione, che con segni morti, mit Toten Zeichen, si soltanto si imprime nel Gehirn, nel cervello. Cioè vuole dire, va nel cervello, ma non va nel pensiero, nella persona. Pensiamo a quante interrogazioni si fanno così a scuola, no? È inutile dire. Quante interrogazioni, cose che noi, anche i ragazzi, ripetono a memoria per avere l'interrogazione e poi dopo un'ora hanno già dimenticato tutto. Loro non conoscevano questo, gli antichi, ma da tutto, di tutto, quel che si sapeva, no? Allem, quel secondo, ancora potevano dire come, dove, perché essi l'avevano imparato. Questa è la frase. Quindi questo fatto proprio del sapere, di sapere, perché, ecco, potremmo dire questo sapere, uno deve sapere perché qualcosa l'ha saputo, l'ha imparato. Questo è il punto fondamentale. Ecco. Questa coscienza, potremmo dire, no? La coscienza del sapere. Sapere come qualcosa. È per questo io dico sempre che alla fine la vera scuola è quella che si fa in tutta la vita e bisognerebbe farla spalmata per tutta la vita, la scuola. Non concentrare, certo, un comunque, po' un periodo concentrato. Si fa riferimento... Spalmata. Si fa riferimento quindi a un apprendimento consapevole. Certo, quello positivo. E quello non positivo invece è quello inconsapevole. Cioè quello... Ma quindi praticamente come si fa ad avere un apprendimento consapevole se si è così giovani? Cioè quale adolescente può veramente raggiungere un apprendimento consapevole? Mi sembra un po' utopico. Questo è vero, però i maestri... Dipende dall'insegnante, come dicevamo prima. Dipende dall'insegnante, perché sì. Un ragazzo di per sé non andrà mai a chiedersi... Non avrà mai un interesse, no, per la fisica, certo, applicata o cose del genere. Essere bravo a far invogliare lo studente a imparare. Quindi ci vuole un insegnamento su come insegnare, fondamentalmente. Brava. Imparare anche imparare a insegnare. Bravo. Poi, in alcuni campi del sapere, anche in età giovanile, per esempio, si possono raggiungere altri livelli, per esempio a scacchi. Si può arrivare a diventare gran maestro a 15 anni, anche quello è un settore di apprendimento, perché c'è gente che resta con la licenza media sul piano dei titoli di studio e si dedica solo allo studio degli scacchi per farlo professionalmente. E là si tratta di studiare ore e ore durante la giornata, certo, con degli allenatori, con lo studio dei libri. Quindi, certo, dipende anche dal settore del sapere, perché poi, certo, un ragazzo di scacchi... A scacchi gioca meglio di uno di 50 anni, dico, perché la capacità di analisi delle mosse è più sviluppata, a meno che quello di 50 anni sia un professionista e quello di 20 anni un dilettante, dico. Ma dico, a parità di livello, il meno giovane gioca, superata una certa fase di vita, peggio rispetto al più giovane, che è capace di analizzare le sequenze di mosse meglio. Più velocemente. Benissimo, sì. Andiamo avanti, così terminiamo di leggere. Poi prendiamo un'altra volta l'italiano. Aspettate che qua mi devo... Eccolo qua, eravamo al secondo. Allora, Elia, vuoi leggere un po' tu? Eravamo rimasti qui, originale. Volentieri. Originale. Riesci a leggere? Devo fare un po' più grande, va bene così? No, leggo, originale. Ci riesco a leggerlo. Noi, fin dalla giovinezza, assumiamo la corrente molto... Teplicità di parole e di segni, di idee che poi giacciono nella nostra testa inerti e senza uso. È appunto questo fatto, no? Che ci sia un recipiente nel quale si mettono parole, segni, idee che sono lì poi senza uso perché non abbiamo capito il senso. Vai. Solo poco a poco, con l'esperienza, impariamo a conoscere la nostra ricchezza, e dietro le parole impariamo a pensare qualcosa, ma queste restano pur sempre delle forme secondo le quali modelliamo le nostre idee e che già hanno la loro determinata pienza e limitazione, e restano delle relazioni secondo le quali siamo abituati a considerare ogni cosa.
Sì, benissimo, siamo considerati abitanti. Quindi dice queste idee, poi con l'esperienza, magari dopo qualcosa crescendo di queste idee che ci hanno messo in testa da giovani, riusciamo a capire. Però ormai, diciamo così, quello è un qualcosa che ci è stato messo in testa da altri, da fuori, e quindi ha già una propria ampiezza. Continuiamo, continuiamo. Elia sta leggendo bene, lo ripetiamo che Elia è un ragazzo italo-tedesco che vive e fa la scuola in Germania, ma di origini italiane, e quindi ha già letto italiano a scuola in Germania, però ovviamente testi così difficili non li ha mai letti. Ecco, però lui sta leggendo bene, qualche piccola difficoltà la superi. Vai Elia. Qui si fonda, tra parentesi, il vantaggio fondamentale dell'apprendimento delle lingue straniere, che ora, cioè, raccogliamo dei concetti generali, ora impariamo a distinguerli. Da un tal modo di formarsi nei nostri tempi dipende anche che in alcuni uomini le serie di idee raccolte e di parole imparate corrono l'una accanto all'altra, senza che siano legate in un sistema e spesso senza connessione fra loro. Interessante qui vedere che Hegel già rifletta su questo fatto che praticamente ci sono persone che magari hanno imparato tante cose in questo modo così da fuori, freddo, e hanno queste conoscenze nella testa, però non qui dice non organizzate in un sistema, cioè già pensava in senso filosofico, cioè anche, vedete com'è interessante, cioè quando si vede il filosofo, si vede qui il filosofo che ancora non è diventato un filosofo, che però già lo è, cioè lui dice praticamente queste idee per avere un loro, quel che si è appreso, per avere un suo proprio valore, deve essere organizzato in un sistema di idee. Invece dice, magari le persone hanno poi di quel che hanno imparato a scuola, si ricordano qualcosa gli è rimesso dentro, ma così sconnesso, perché non sono stati loro a costruire un proprio sapere vero. È interessante, vedete questo fatto qua, il sistema. Poi è chiaro che avrà formulato uno dei sistemi più, diciamo così, non più rigidi, ma più articolati, più completi della storia, perché lui proprio pensava così. Per lui è importante, già allora era importante che una persona avesse il proprio sapere organico, cioè avesse un sapere, non importa, non è qui la quantità di sapere, cioè quel che lui sta dicendo, spesso no, si considera il sapere come qualcosa di quantitativo, no? Lui sta proprio scrivendo contro il sapere considerato quantità di, lui dice, è importante che si sappia poco, ma che questi sappia, uno lo sappia perché lo ha costruito da sé, è in un modo organico, che poi nella vita può ampliare. Questo è il ragionamento che sta facendo. Continuiamo a leggere ancora un altro po'. Beh, ora un attimo che io devo caricare il terzo. Ora, paradossalmente, Malin ha più di noi da leggere, perché io li devo caricare ogni volta le 3 parti. Malin l'ha avuto tutto il testo, credo. L'ha letto già tutto. Sì, Marco, lo vedo pure io, però proprio questo che c'è scritto là pure a scuola mia con i miei amici e alunni in classe, che praticamente in un'ora parliamo della storia, parliamo praticamente della Seconda Guerra Mondiale, già la pausa, dopo la pausa poi in politica stiamo parlando di cose e vedo come nessuno più si ricorda però già quello che avevamo appena imparato, perché non c'è una connessione, non c'è una Bravo, connessione tra proprio quello che hanno imparato nella lezione di storia e quello che fanno adesso in politica. Io penso, bravo, ma in questo momento dove loro stavano parlando, ho pensato, ma perché non dicono quello che abbiamo imparato in storia? Ci stava benissimo e nessuno l'ha detto. perché non si agganciano, dici, cioè, infatti, quando noi parliamo oggi dell'interdisciplinarietà, che cos'è? Perché oggi da tanti anni, no, si parla di questa interdisciplinarietà, non so, in Germania, sì, di questa connessione fra le discipline, no? Perché? Perché è proprio quel sistema che dice Hegel, cioè che ai ragazzi venga su un argomento, non so, venga trattato dai vari punti, no? Delle varie prospettive, da un punto di vista interdisciplinare. E quello che dici tu, Elia, in Italia si chiama interdisciplinarità. Si dovrebbe, non so se in Germania è interdisciplinarität, se esiste. Interdisciplinarietà, questo termine. Quindi, diciamo così, uno studio interdisciplinare. Alla fine è quello che diceva Hegel 250 anni fa. Allora, andiamo avanti un altro po'. Dunque,
Sesso, benissimo. Allora, chi vuole leggere un po'? C'è Malin. Malin vuole leggere un po' tu l'italiano per esercitarti. Malin mette San Bissen in italiano in cinese. Un Zuben. Forse è andata via. Malin bistuta. Vabbè, forse è andata via. Marco, io sto solo guardando su internet. Mi dà la parola interdisciplinarità. Interdisciplinarità. Sì, bravo. Interdisciplinarità. Interdisciplinarità, questo è il termine, però non so se si usa molto. Capito che significa? Zwischen den Fächer, Verbindungen zwischen den, tra le materie. Questo significa. Bene, allora continuiamo ad andare avanti. Vai, allora. Leggo io. Benissimo, Domenico, leggi un altro po' tu. Facciamo prima questa qui e poi dopo saltare all'altra. Vai. Un'altra. Allora, un'altra caratteristica è che i poeti hanno descritto soprattutto gli aspetti esteriori della natura visibile, che essi conoscevano con precisione, quelli che colpiscono i sensi, mentre noi, al contrario, siamo meglio informati sul gioco interno delle forze e conosciamo soprattutto le cause delle cose più che il modo in cui esse appaiono. Perché le studiamo più sui libri di scienza e non nella natura. Invece i poeti descrivevano proprio quello che loro vedevano, non quello che altri avevano descritto, magari, diciamo, su altri libri. Comunque ora lo spiego andando avanti. Un attimo solo che io devo saltare a un'altra file. Ecco qua. Lo ingrandiamo un po'. Si vede? Allora. Sì. Un attimo solo, vediamo se è il 95 la pagina. Un attimo, voglio vedere che sia molto quella. Piccolo. Sì, uno voglio controllare anzitutto che sia un attimo, che sia quella giusta la pagina, un attimo solo, perché prima eravamo qui con loro, ciascuno, non vorrei aver sbagliato, un attimo. No, penso di sì, Marco, non hai sbagliato, perché ciascuno la parola veniva. Sensi, alla pagina precedente, noi abbiamo parlato di sensi. Aspetta, io ho il libro, che cosa volete cercare? Allora, un attimo. La pagina precedente, pagina 94. Sì, eccolo qua. Allora, dobbiamo un attimo riprendere, scusa, leggo io un attimo e poi dopo continui tu, Domenico. Qui noi dicevamo, con loro, questo qui, con loro, allora, con loro, un attimo solo che dovrebbe ora vedersi la pagina. Ditemi se si vede la pagina che ciascuno veniva, si vede? Sì, ciascuno. Allora, vai. Con loro ciascuno veniva a conoscere da se stesso le occupazioni delle altre classi, pur senza aver avuto intenzione di conoscerle. Perciò i termini tecnici non venivano in nessun modo volgarizzati. Naturalmente anche noi possediamo parole per indicare le più sottili sfumature nei mutamenti della natura visibile, ma esse sono poi divenute correnti e si sono provincializzate nella lingua volgare. Benissimo, continuiamo e vediamo cosa vuole dire. Vai. Soprattutto in tutte le opere degli antichi si nota subito che essi si abbandonavano tranquillamente al corso delle loro rappresentazioni e portavano a compimento le loro opere senza preoccuparsi di avere un pubblico. Nelle nostre invece balza subito agli occhi che sono state scritte dai loro autori con la coscienza che le si leggerà e quasi con il proposito di intrattenersi con i lettori. Questo è un altro punto importante, che praticamente dice negli antichi c'era questo fatto che ci si esprimeva liberamente a diretto contatto con la natura e non è che si pensasse a un uso poi commerciale o diciamo così già. Mentre dice noi, quando scriviamo già col pensiero che è così anche oggi nella scienza, nella filosofia. Se pensiamo alla carriera, c'è da non ridire che sì. Questo è un grande problema nella scienza, perché nella scienza in generale ci si stanno riempiendo di pubblicazioni che spesso non dicono nulla di nuovo, solo che bisogna fare carriera, bisogna avere pubblicazioni. Quindi ci sono pubblicazioni e pubblicazioni, Rosanna ne sa qualcosa, ripetitive, che si è costretti a leggere perché ti costringono a leggerlo. E quindi lui dice invece no, perché la vera poesia, ma lo potremmo applicare anche alla filosofia, a parte che Socrate non ha neanche proprio scritto niente. Cioè la vera poesia, come la vera filosofia, è qualcosa che si fa. È chiaro che uno poi naturalmente ci sa, spera che ci sia un pubblico, qualcuno che lo apprezzi, però la si deve fare per un motivo soggettivo, perché
si esprime in quel momento un proprio sentimento o una propria verità, se è filosofia, ma non lo si deve fare come un mezzo per un altro fine, no? Diciamo così. Questo vale anche per la musica, cioè, la musica commerciale, no? Si dice si produce tanta musica commerciale solo per vendere, e si distingueva dalla musica d'autore negli anni 60, 70, no? Soprattutto, per dire. Insomma, questi sono i ragionamenti che sta facendo. Andiamo ancora un altro po' avanti. Vuoi leggere un po' tu, Rosanna? Facciamo riposare. Va bene. Domenico, vai. Noi vediamo ugualmente che nelle forme di poesia ancora usate sono state le circostanze a dare una direzione al genio dei primi grandi inventori. E in nessun luogo questo influsso si mostra tanto quanto nella storia della poesia drammatica. La tragedia ha la sua origine nei rozzi spettacoli preparati in onore di Bacco, che venivano accompagnati con il canto e la danza. Va bene, Tiberio, eccetera. Vai. Essa ha tratto il nome dal dono che veniva offerto. All'inizio canto e danza venivano interrotti solo da una persona che raccontava le antiche storie degli dèi. Eschilo per primo introdusse due personaggi, organizzò un'opportuna scena al posto della quale prima ci si serviva soltanto di una capanna. Di tronchi d'albero e, per poter presentare più scene, era divisa in più settori. L'attore doveva quindi passare dall'uno all'altro. Organizzando una scena ben ordinata, i poeti successivi evitarono questo fatto con l'unità di luogo, regola che essi sacrificarono solo raramente per una maggiore bellezza, come Sofocle nell'Aiace. Aiace. Al verso 315 seguente. Da questi primi autentici creatori anche il linguaggio derivò a quella solenne dignità che in seguito l'ha sempre caratterizzato. Da qui si fa chiaro come è sorta la forma particolare della tragedia greca e soprattutto la particolarità del coro. Se i tedeschi si fossero raffinati poco a poco da se stessi, senza influenze culturali straniere, il loro spirito avrebbe intrapreso senza dubbio un cammino diverso ed avrebbe ora un suo proprio teatro tedesco invece di doverne mutuare la forma dei greci. Questo è anche un altro punto importante di Hegel, che si capisce perché siamo nel momento in cui la Germania era divisa in tanti staterelli e quindi è come da noi si stava nascendo un forte patriottismo, perché questi staterelli erano poi conquistati dall'Austria, dalla Francia, insomma da potenze, stati nazionali più grandi, no? Proprio come in Italia, stessa cosa. E quindi certamente c'è in Hegel, ma qui parliamo di un ragazzo, quindi no? Un minimo di senso patriottico, ma come c'era da noi, ma non è da intendersi un senso nazionalista, no? O addirittura nel senso proprio di un sano patriottismo, come ci poteva essere da noi, i Mazzini, no? Nei nostri, che infatti molti hanno seguito poi il pensiero di Hegel, il sano nazionalismo del XIX secolo, che oggi magari è superato, ovviamente, perché andiamo verso l'Europa, però che all'epoca aveva un senso, perché noi eravamo, sia noi che i tedeschi, eravamo dominati da stati nazionali che erano già forti, già grosso, l'impero asburgico, per esempio, insomma, potenze che ci dominavano, e quindi questo desiderio di indipendenza. E allora lui, e questa è una cosa anche interessante, questo paragone che fa tra i greci e i tedeschi, è interessante questo, cioè abbiamo da una parte i greci, e dice che hanno fatto, e noi che non abbiamo una propria nostra cultura, e quindi ci dobbiamo formare sulla cultura degli altri, e non abbiamo sviluppato un promotorismo. Vabbè, questa è una questione un po' particolare. Vediamo l'ultima pagina e poi abbiamo finito con questo saggio. Allora, un attimo solo. È stato un combattimento, ma pian piano ci stiamo arrivando. Allora. Eccolo qui. Allora, finiamo quest'ultima paginetta. E così abbiamo letto questo primo saggio, poi il secondo. Allora, vai, chi è che vuole leggere? Vai. Deve togliere e poi rimettere. No. Elia vuole leggere un altro po' tu? Allora. Un po' difficilina questa pagina, quando non sai leggere qualche parola, poi il greco non ti preoccupare. Vai. Il greco, aspetta. Il greco. Lo vedo. Sì, ma tanto. Vai. Ho già visto prima. Un'origine simile ebbe la loro commedia, commedia dalle lo scene farse dei contadini, i fescennini dei romani. Sì, beh.
relativa nota dell'Aristotele, la poetica, Orazio, sono nelle note, è relata del Wieland, che è uno studioso tedesco. La natura stessa? La natura stessa insegnò a quei rozzi uomini un genere di poesia spontanea, dal quale poi a poco l'arte ha tratto ciò che presso i popoli più raffinati si chiama poesia. Presso gli ateniesi, dei quali Giovenale dice natio cometa est. Questo genere dovette avere particolare fortuna, mentre i più seri romani non poterono avere sensibilità per la finezza comica. Vabbè. Gli antichi conobbero solo questi due generi di poesia drammatica. Alcuni generi intermedi a cui si pensò per accondiscendere al gusto viziato degli spettatori. Sembra che non sia siano durati a lungo. Sì, accondiscendere significa entgegenkommen in tedesco. Entgegenkommen. Va bene, allora sì, in questa seconda parte, se vogliamo, è meno filosofica, meno importante, più specifica, si riferisce più alla poesia, alla tragedia, eccetera. Il concetto generale, mi sembra che ne abbiamo discusso, diciamo, di questo saggio. Il secondo saggio è simile, non ce la facciamo chiaramente a leggere, ma è simile. E diciamo, abbiamo visto che in sostanza qui, per quanto riguarda quel che ci interessa, Hegel ha applicato la categoria della naturalità alla poesia, è pervenuta alla conclusione, quindi al mondo delle scienze e delle arti, è pervenuta alla conclusione che la forma di arte bella, diciamo la forma di poesia, di arte più bella e più autentica è quella dei antichi rispetto a quella dei moderni, perché erano più vicini alla naturalità, alla natura, e quindi ha ampliato questo giudizio sull'arte alla pedagogia, all'educazione, come abbiamo visto, che quindi lo studia. E per quel che gli riguarda, io penso che lui, con questo passo, qual è il passaggio spirituale? Cioè qual è il passo logico che ha compiuto? Qual è il progresso che ha compiuto Hegel qui? Perché di questo si tratta, che sta compiendo dei progressi spirituali. Qual è il progresso spirituale che ha compiuto? Fondamentalmente è che lui ha capito questo, che nella vita c'è questa duplicità tra un aspetto, diciamo così, di erudizione, di un sapere quindi astratto, diciamo così, e invece del, diciamo, di questo sapere autentico, concreto, e che è quello vero. E poi, mi sembra che sia nell'altro saggio, però non l'abbiamo trovato qui, nell'altro saggio, purtroppo non, però l'abbiamo letto nel un attimo solo, che lo abbiamo letto ieri, quindi lo possiamo prendere dal sito, questa frase, perché se mi metto ora a cercarlo nel saggio non ne usciamo più. L'altro saggio qual è quello successivo? Sì, si chiama I vantaggi, Übereinige Vorteile, di alcuni vantaggi. Un attimo solo, ma io l'ho citata questo, un attimo solo. Vi trovo qua, c'è una citazione che volevo ancora leggere, ma senza leggere tutto il saggio, perché sarebbe poi troppo e ridondante anche perché... Dalla fredda erudizione che con morti segni si imprime... Questo l'abbiamo già, vedi il secondo saggio, c'è una parte, quando lui a un certo punto dice la cosa stessa. Gli antichi avevano anche... Secondo saggio, il 7. È il secondo, è vero, non è questo qua, sì. Un attimo solo, che ora però io... Lo possiamo vedere da internet perché l'ho citato in quel mio testo che avete letto ieri. Un attimo solo che lo trovo. Eccolo qua. Allora, perché è un saggio un po' ripetitivo che Hegel ha scritto un anno dopo, più o meno. E ciao Angela, devo andare. Ciao Angela. Abbiamo anche noi finito qui. Allora, però leggiamolo questo che ne vale la pena. Siamo allora su internet, la piattaforma, secondo stadio come sempre, e abbiamo qui
il secondo saggio leggiamo solo queste parti che ho citato io. Ecco questa parte qua, per intenderci, questa parte qua. Allora, chi vuole leggere? Sentiamo. Rosanna, leggi un po' tu. Ok. È piccolo o si vede? Un po' piccolo, però... E io ingrandisco, no? Qua è più facile ingrandire. Beh, allora, un attimo solo che però dobbiamo... Allora, un attimo solo. Devo trovare il punto. Ecco qua, vai. Allora, un attimo solo, aspetta, ti dico subito. Un attimo solo. Vai, allora. Questo è un po' quello che abbiamo letto prima, leggi da qua. Essi dunque erano dunque originali, secondo Hegel dovevano essere originali, perché ricevevano le loro idee, sensazioni e concezioni direttamente dalla natura e dall'esperienza, e non già preparate ed elaborate da altre persone o culture. I poeti antichi furono fedeli alla cosa stessa, come già in questo saggio Hegel si esprime in modo molto significativo, poiché esprimevano spontaneamente il contenuto del loro spirito senza rendere l'immagine della cosa. Più interessante e affascinante per sottili tratti secondari, per allusioni dotte o per una piccola deviazione dalla verità, come pretendiamo oggi. Benissimo, ora mandiamo un attimo alla nota 9. Ecco qua, leggi questo qui che è dal secondo saggio. Lucia, questo dovresti trovarlo nel secondo saggio, questa frase. A noi interessa l'arte del poeta, non più la cosa stessa, che spesso fa l'impressione opposta. Ecco, questo è importante. Allora, a noi interessa l'arte del poeta, non più la cosa stessa, di Sache selbst, che spesso fa l'impressione opposta. Non so, nel primo o nel secondo saggio, pagina 46, 20-21, rigo 20-21, non ricordo se è il primo o il secondo saggio. Comunque, la cosa stessa, che significa? Questo è molto importante, perché questo concetto della cosa stessa, di Sache selbst in tedesco, ritornerà in tutta la filosofia di Hegel. Vi ricordate, l'abbiamo letto anche volta nell'introduzione alla logica, che la filosofia, che il filosofo ha il compito di, cioè il metodo non è quello che il filosofo applica, ma è il metodo che è la cosa stessa in sé, la di Sache selbst. Questo, cioè, e ce l'abbiamo qui già a 18 anni. Usa questa espressione. Guardate che se voi pensate alla filosofia di Kant, Kant aveva detto, uno diciamo delle idee, che noi possiamo conoscere il mondo solo in quanto lo percepiamo, in quanto percepito. Cioè possiamo conoscere il mondo che noi riceviamo attraverso le sensazioni, le percezioni, ma non possiamo conoscere il mondo in sé. E Kant questo mondo in sé lo chiama la cosa in sé. La cosa in sé. Hegel invece dice che praticamente la verità della poesia degli antichi e poi dopo è perché essi esprimevano la cosa stessa, erano in contatto con la cosa stessa. Capite? Quindi c'è proprio, già in questo momento originario, c'è proprio un atteggiamento diverso. Quindi la prima anima dell'illuminismo è un'anima razionale, il soggetto che è di fronte al mondo. La seconda anima, quella di Rousseau, il sentimento, il cuore, la natura, è un'anima invece che, in cui l'uomo è dentro la natura. Quindi l'illuminismo ha avuto due aspetti, due anime. Se non lo, questo è importante capirlo. Ja, Mari, also das haben wir via diesen Satz gelesen, ja? Dass wir das Hegel sagt von der Sage selbst, das kannst du auch finden in den Sätzen. Das Hegel schreibt dir, eine Sekunde, ja? Wir gehen auf Deutsch, ich sage es ja auf Deutsch. Ja? Si vede in tedesco? Rosanna, si vede in Kamandas auf Deutsch sehen? Sì. Ok, facciamo così, non c'era. Facciamo così, un attimo solo, perché la traduzione io non ce l'ho messa. Allora, facciamo così. Andiamo questo qui nell'italiano, poi facciamo così, che non l'ho ancora tradotto quella frase. Andiamo sotto, esatto, e ce lo facciamo dare in tedesco.
un attimo solo, eccolo qua. Allora, secondo Marinia, so. Allora, ora ce l'abbiamo in tedesco, una traduzione più o meno perfetta. Nota 9. Marin. Mm-hmm. Jetzt diese Ausdruckier, ja? Ist der automatische Übersetzer das Ding selbst, aber bei Englisch die Sache selbst. Die Sache selbst. Ne? Ja, genau, die Stelle kenne ich. Kennst du, ja, kannst du das. Also das Egel benutzt hier der Ausdruck die Sache selbst, nicht das Ding selbst, sondern die Sache ja. selbst. Und ein Ausdruck, das Egel dann verwendet praktisch auch später in seine Werke, immer die Sage selbst, die Sage selbst. Das heißt, die alten Dichter waren in direkte Verbindung mit dem Welt, mit der Natur, mit der Sage selbst. Und Hegel später wird sagen in seiner Logik, dass der Philosoph muss durch Dialektik kann der Philosoph die Sage selbst erklären, also den Inhalt des Lebens. Also das Leben ist nicht etwas, was wir nicht erkennen können, sondern das Leben ist etwas, das wir verstehen können, wenn wir dialektisch denken. Und wie wir dialektisch denken, können wir die Sache selbst verstehen. Gut, das habe ich gesagt. Wir haben zuerst ein bisschen gelesen, was du auch gelesen hast, und dann habe ich unterstrichen diese besondere Ausdruck. Naja, damit ist ja halt, dass die, ja. Es ist halt einfach um die Dichtkunst selbst, die Art und Weise, sich auszudrücken. Und gar nicht mal um den Inhalt jetzt selbst geben. Das ist eben das, was er damit in dem Satz jetzt vielleicht rüberbringen will. Ja, den Inhalt selbst kann man sehen. Man hat jetzt die Verbindung ist nicht optimal, man hat nicht alles gehört. Was ich sagen wollte, dass der Dichter kann die Sage selbst, den Inhalt selbst ausdrücken. Hm? Ja, genau. Genau, den Inhalt, tutti die Verbindung. Va bene, allora, so ich würde sagen heute, oggi con molte difficoltà siamo comunque riusciti a arrivare vittoriosi alla fine. Abbiamo letto questo testo che mi sembra interessante e abbiamo, penso, stiamo entrando un po' nella mente di Hegel, del giovane Hegel. Eh? Also ich glaube langsam kommen wir in diesem Kopf von Hegel, von dem jungen Hegel, in seine Art und Weise die Aufklärung zu interpretieren. Die Aufklärung ist nicht nur Vernunft, nicht nur Verstand, sondern ist auch diese Fähigkeit, mit der Natur in Verbindung zu kommen. Und das will er über die Gefühle. Quindi per Hegel, l'Illuminismo non è soltanto qualcosa di razionale, ma è una capacità di entrare in contatto con la natura, con l'essere stesso. E questa capacità ce l'avevano i greci. Si prepara la critica al cristianesimo. Perché l'abbiamo persa questa capacità? Si prepara una critica che ci sarà poi al Monotheismo. Man bereit, also wenn sagt die Apparatur, die alte Griechen hatten diese Fähigkeit, zusammen in der Natur zu leben, dann bereitet sich Hegels Kritik ans Christentum, am Monotheismus. Erinnerst du dich diese, Malin, was du geschrieben hast, diese drei Epochen? Ne? Ja, das genau. Ist jetzt. Die ja, erinnerst du dich, genau, die Spaltung. Die genau. Quindi vedete che insomma è tutto un po' così, come dire, correlato. Quello che stiamo. È un po' la situazione oggi nostra, perché noi nella nostra epoca abbiamo pensato di vivere solo l'illuminismo dal suo lato più facile, che è quello che il soggetto dirige tutto. E noi ci siamo accorti che l'oggetto non si vuol far necessariamente comandare da noi, no? La natura. E che quindi ha una sua indipendenza, una sua autonomia, una sua soggettività. Questo è un po' la Hegel l'aveva capito prima, molto prima. Va bene, c'è qualche altra cosa da aggiungere? Metti il Pastor Kenzen. Allora, per la nostra programmazione, martedì prossimo, also nächste Dienstag, Marin, für unsere Pro, haben wir die Logik weiter. Lesen wir Hegels Logik, also die Anführung in die Logik. Und werden wir dann auch diese Begriffe der Sage selbst wieder zurückholen. Capito, Elia? Quindi il prossimo martedì abbiamo a che fare con un testo molto più complicato di questo, di logica. Quindi, ma tu ce la fai. Poi, a scuola tua, i professori tuoi diranno, ma che sta succedendo con Elia? Che dice tu, quando parlerai tu ti esceranno tutti questi concetti, che li stupirai. Vabbè.
E poi mercoledì Salvatore sull'ambiente. Poi per quella, per quella professoressa di filosofia del diritto, lei mi ha detto, se ancora è in salute, che potrebbe fare qualche lezione, sì, non so, sulla filosofia del diritto, sì, di Hegel. Sì, sì, no, ma più che fare qualche anche su qualche altro tema. Ma no, un colloquio, più che qualche lezione, direi che quel tempo non ce l'abbiamo perché dobbiamo dare spazio ai giovani soprattutto. È un colloquio, non lo so. Però un colloquio sarebbe interessante, certo. Un colloquio, certo. Invitarlo una l'email, volta. L'avevo messa nel gruppo l'email. Sì, no, io ce l'ho, ma stavo, sì, aspettando di parlarne con te e di vedere un attimo quando invitarla, verso aprile, diciamo, verso dopo, lei, dopo Pasqua. Lei ha detto, intanto fammi scrivere, poi ci mettiamo posto. Sì, ma proprio un colloquio sulla filosofia del diritto, i principi fondamentali in generale, senza andare nello, non proprio lezioni, che non siamo, non abbiamo questa, diciamo, a meno che lei insegna anche logica giuridica, quindi insomma la logica sono argomenti che conosce. Beh, cose interessantissime, diciamo così, le ammetteremo sicuramente un mercoledì, no? Diciamo per... Non lo so, dipende di quali sono i suoi impegni. Sì, vabbè. Allora, noi restiamo come sempre qualche minuto ancora per salutarci, per ora diciamo per oggi abbiamo finito, vi ringrazio, è stato interessante come sempre, Mario, in visto in fiore dei ferri, per me non par minuto, in su spreca, per visto in fiore dei ferri, per me da schemato, così, ma che volte farà bisse nose, bisse problematici, a patocca, menda per via geschafft, so, a mi via geschafft, sarà bisse schwierig. Vabbè, also dann nächste Dienstag. Vielleicht nochmal, ohne Witz, hätte ich das vorher gewusst, ein bisschen früher, dann hätte ich das noch besorgen können. Ja, es ist passiert, hast du recht. Aber ich erkläre dir danach, wieso. Okay, allora, ja. Buona serata a tutti, schönen Abend noch und dann wir bleiben. So. Schönen Abend. Also, dann.